proseguiamo e in un certo senso completiamo il ciclo di meditazioni sul battesimo. E stamattina riflettiamo sulla legge di sviluppo di questa grazia del battesimo. Abbiamo visto che nel battesimo diventiamo figli di Dio, figli amati da Dio, e che anche diventiamo capaci di vincere il male. E abbiamo la liberazione del peccato di origine, abbiamo anche una forza interiore per discernere il bene dal male. Ora, la legge è fondamentale perché questa vita di Dio, una vita, il battesimo, possa crescere, svilupparsi, è quello che Gesù chiama il comandamento nuovo, il suo comandamento, il comandamento centrale del Vangelo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi questa grazia che Dio ci ha messo in noi come un germe, come una vita concepita, diciamo, che tende a crescere, a svilupparsi, cresce man mano che noi ci alleniamo ad amare, non un amore qualsiasi di tipo naturale, ma l'amore che viene da Dio, che viene dallo Spirito Santo. E neanche un amore solitario, diciamo, no? Che io amo una, per esempio, quando io amo un povero, un credente, è un amore un po' solitario, nel senso che scende da me a lui e basta. Ecco, invece il comando di Gesù è un amore reciproco, simile a quello che c'è nella Trinità, cioè un amore che va e che viene. Un amore che va e che viene. Io mi dono a qualcuno che ha fatto anche la scelta di fede in Gesù e che può riamarmi. Può riamarmi. Questo non per una forma di egoismo, perché se no non sarebbe l'amore di Dio, ma per un disegno di Dio. Dio perché manda Gesù e vuole che noi siamo battezzati, abbiamo lo Spirito Santo, per rendere presente sulla terra, attraverso piccole comunità, famiglie, movimenti, la vita che c'è in cielo, cioè nel seno della Santissima Trinità, dove c'è una vita di amore reciproco tra il Padre e il Figlio, in un modo superlativo, per noi anche, diciamo, inimmaginabile in un certo senso. Ecco, però c'è questa vita e il Signore fa la storia della salvezza, della nostra salvezza, a immagine e somiglianza di quello che lui è e ci rende partecipi di questo modo di amare. Ecco, sarebbe bello se da questa meditazione che facciamo nascesse nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, anche in noi, proprio un modo di vita cristiana più autentica, più forte, incentrata su quest'amore reciproco. Su quest'amore reciproco, su questo comandamento di Gesù. Noi facciamo tante scuole, a volte nella società ci sono 100 scuole per cucinare, per ballare, per fare la ginnastica, per lo yoga, per la danza, per il nuoto. La scuola che a noi sarebbe più, c'è scuole di preghiera pure, ma la scuola che ci sarebbe più necessaria e più completa sarebbe quella dell'amore reciproco. Perché questo è il grande comandamento di Gesù ed è il cuore del Vangelo ed è quella legge personale e comunitaria che permette alla grazia del battesimo di crescere bene, di svilupparsi e di portare tanto frutto. Tra l'altro, uno dei frutti che Dio si aspetta da questo tipo di vita è che i lontani si convertano. Perché questo modo di vivere crea una domanda su quelli che sono lontani dalla fede e dal Vangelo. Crea la domanda perché loro sono così? Perché si amano così? Perché esiste sulla terra un amore così che io pensavo che non esistesse? Ecco, e da questa domanda poi a volte lo Spirito Santo apre una strada di conversione. Ecco perché Gesù anche ha pregato prima di morire, fa che siano uno tra di loro, perché il mondo creda che tu mi hai mandato e quindi siano salvi. Ecco, adesso vi do la benedizione perché possiate andare avanti meglio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo e con il tuo spirito. spirito. Padre Santo, ti lodiamo e ti benediciamo perché ci dai la vita e anche il pane della vita eterna, che è la tua parola. Aiutaci a crescere nel tuo amore, a spendere bene il tempo e non permettere che gli affanni della vita ci distolgano da te, ma fa che attraverso i problemi e gli impegni che abbiamo nel mondo possiamo crescere nel tuo amore e nella tua pace. Per questo li benedico, i tuoi figli presenti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, vi auguro una santa giornata. Anche a lei, Padre.